messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, secondo gli esperti del settore, l'Italia deve fare di più sul rischio sismico. Laura Squizzato. Non è solo una questione di facciata. Dei palazzi e delle abitazioni in cui viviamo dovremmo innanzitutto conoscere il grado di rischio sismico e intervenire per la messa in sicurezza. I terremoti non si possono prevedere, ma le loro disastrose conseguenze in termini di vite umane e costi per lo Stato si possono mitigare. In Italia dal 1968 i terremoti sono costati 5.000 vittime e 135 miliardi di euro per la ricostruzione. Per questo la prevenzione è fondamentale. Ancora poco conosciuto ed utilizzato il bonus e superbonus sismico. Su tutti i bonus, circa 19,3 miliardi al 30 settembre, per i bonus sismici sono stati richiesti solo 1,8 miliardi. I motivi sono legati da una parte alla scarsa conoscenza, dall'altra anche al fatto che progettare in questo senso richiede più tempo. E alle istituzioni, i professionisti del settore, ingegneri e architetti, chiedono leggi specifiche. C'è l'obbligo della verifica della prestazione energetica nel caso di acquisto di un immobile, ma paradossalmente non c'è nel caso di una verifica sismica per conoscere lo stato di salute di quel fabbricato. Il messaggio è rivolto a tutti. Diamoci una scossa. La sicurezza parte dalla conoscenza, la nostra.